Presidente, abbiamo ascoltato le sue parole, signor Ministro, e le condividiamo. Ne condividiamo i contenuti e ne condividiamo gli obiettivi. Le opposizioni vi hanno chiesto di cedere, di mollare, di arrendervi. Noi chiediamo invece al Governo di non fare passi indietro. Avete il nostro pieno sostegno. Avete il sostegno della Lega e della maggioranza, quello dei cittadini italiani ed europei che si aspettano un cambiamento, che lo chiedono e che lo pretendono. Non c'è alternativa, perché significherebbe arrendersi a un modello di Europa che spinge alla povertà, all'oppressione e ad un inevitabile declino. Avete la fiducia dei cittadini. Andate avanti senza esitazioni. Le attestazioni di apprezzamento quotidiano ai principali esponenti del nostro governo ne sono una prova. Gli insuccessi elettorali e le contestazioni, anche molto dure, nei confronti degli esponenti politici dei partiti europei tradizionali ne sono una conferma. È paradossale che coloro che oggi giudicano la manovra italiana, la legge di bilancio italiana, siano esponenti di partiti che sono stati sconfitti, che sono stati bocciati dai loro elettori. Andate avanti, abbiate coraggio, il popolo è al vostro fianco. Noi crediamo in voi, in un governo coraggioso che ha l'obiettivo di mettere al centro del modello europeo i popoli e le loro esigenze, non solo i numeri e l'austerità. È ormai dimostrato che le misure restrittive hanno portato al dilagare senza controllo della povertà, della disoccupazione e del disagio sociale, aggravando ulteriormente gli effetti della fase recessiva della nostra economia. L'Italia, dopo la cura Monti e dopo 5 anni di governi di centrosinistra, resta ancora oggi, al di là delle chiacchiere e delle lezioni che ci volete impartire, il fanalino di coda nella crescita della ricchezza tra i paesi europei. Così non si può andare avanti. Sarebbe una follia. È quindi necessario e doveroso cambiare politiche economiche e che questo governo e questa maggioranza abbiano il coraggio di scegliere una strada diversa, che punti alla crescita, agli investimenti e all'occupazione. I governi del recente passato hanno ottenuto flessibilità per affinità politiche con i componenti che governano attualmente la Commissione europea e perché hanno accettato in modo vergognoso di trasformare il nostro Paese nel campo profughi d'Europa. Questa è la causa della flessibilità che hanno ottenuto. Noi stiamo cambiando le cose e lo stiamo facendo con successo e ne siamo orgogliosi. Nella manovra ci sono precisi impegni per intervenire con misure di finanza pubblica in caso di evidenti difformità rispetto alle previsioni di crescita del governo. Si ribadisce l'impegno dell'esecutivo a mantenere sotto controllo l'andamento dei saldi di finanza pubblica, anche attraverso una verifica trimestrale delle spese. Coraggio quindi, ma anche prudenza e grande senso di responsabilità. Vogliamo il cambiamento, ma nessun salto nel vuoto, non lo vuole nessuno. Vogliamo sfidare i conservatori europei, ma vogliamo che questa sfida abbia successo nell'interesse dei cittadini e delle famiglie degli italiani. Prosegua quindi il dialogo con gli attuali vertici europei, ma senza recedere di un passo rispetto ai principi e alle determinazioni che hanno ispirato la formazione di questo governo. Nella consapevolezza di rappresentare la maggioranza degli italiani, chiediamo rispetto da parte della Commissione europea, anzi lo pretendiamo. Non possiamo e non vogliamo fare passi indietro rispetto alla strada tracciata. Gli obiettivi della legge bilancio sono chiari e noi li condividiamo. Investimenti pubblici e privati per rilanciare l'economia, lotta alla povertà e redistribuzione del reddito, attenzione ai nostri giovani che cercano lavoro e che vogliono costruirsi un futuro in Italia, rispetto per chi ha lavorato una vita e ha diritto a una pensione dignitosa, tutela dei diritti dei risparmiatori truffati e trattati e traditi dai governi precedenti, un fisco più equo che stimoli i consumi e la crescita.
Il gruppo Lega Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, non è disposto a sostenere l'azione di un governo che non abbia coraggio e non punti al cambiamento. Siamo pienamente consapevoli di aver intrapreso un percorso difficile, ma non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, tantomeno di tornare indietro. La continuità con le politiche del passato porterebbe ad un sicuro insuccesso, al fallimento non tanto di un governo, del nostro governo, ma dell'intero Paese. Noi rappresentiamo la speranza della maggioranza degli italiani e non dobbiamo mai scordarcelo, e andremo avanti accettando ogni sfida con senso di responsabilità, coraggio e determinazione. Ministro Tria, di fronte a voi ci sono tante incognite, ma anche una certezza. Avete la nostra fiducia, avete la fiducia del Parlamento, avete la fiducia dei cittadini italiani. Grazie Presidente.